Adesso, grande ritorno alla storia principale. Mi hanno ammazzato un assassino. In un intervento li ho chiamati ad aiutarmi in città e c'è rimasto. E ne ho dovuto liberare un altro. Va bene, vediamo chi e cosa vogliono. Di qua. Che cosa vuoi? Avevi figa. Un senatore. Puoi trovarlo al Campidoglio, non hai bisogno di me. Una volta ucciso il banchiere, voi ragazze dovete riprendervi il suo denaro. Bene. State pronte. Non farti individuare mentre scorti il senato. Oddio. Dai, ci siamo. Tanto ora tipo a brevissimo mi dovrebbero entrare un grande pacco di assassini in missione. Gli ho dato una missione 5 stelle, quindi è una missione anche piuttosto difficile. Tanto era possibilità di successo. Eccola qua, al 100%. E me l'hanno portata a termine. Saluti a voi. C'è una colombaia da qua là? Sì, allora faccio una piccola deviazione, perché mi potrebbero servire dopo, sapete? Ho questa vaga sensazione. E allora vado a correre un attimo ai ripari. Interagiamo, vediamo cosa ci offre. Ora abbiamo questi assassini, salta tutti i messaggi. Questi sono tra 5 minuti disponibili. Oh, armatura. Fantastico. C'è la pistola, c'hanno le bombe. E questa poverina è rimasta sola. Quasi a livello 8, però ce ne occuperemo dopo, anzi me ne occuperò da solo dopo. Vabbè, piccola deviazione, il Campidoglio è inconfondibile, quello davanti a noi, con Santa Maria degli Araceli. Allora, dov'è questo senatore? Perché vi comportate in questo modo, imbecilli? Bravo Ezio. Ma chi avete preso un po' di... Non era evitata, vero? No. Perché dovremmo dare del denaro a Egidio? Vediamo bene che cosa vuole fare. Ma, senatore, ah, eccolo. Basta con le ciance! Pagate il debito! Fate un'eccezione per un povero uomo. No! Il banchiere ci ha mandato a riscuotere. Avrò il suo denaro molto presto. È troppo tardi. Ma poveraccio! Si fa così. Boom. Vieni qui. Un buon samaritano a Roma. Credevo fossero tutti estinti.
Senatore, non dovrò del denaro anche a voi, vero? No. Sto cercando il banchiere di Cesare. Cesare Borgia. E voi sareste? Un amico di famiglia. Cesare? Certo, amicissimo. E ha molti amici. Purtroppo io non sono tra questi. Posso pagarvi? Ma che meraviglia! Sconfigge le guardie e mi dà anche del denaro. Dove siete stato per tutta la mia vita? Sarà meglio allontanarci. So dove possiamo andare. State vicino. Allora, là ci sono delle guardie, quindi giro largo. Gli ultimi progressi in fatto di medicina, alchimia. Qualcuno vi vuole morto. Sono qui. Qualche mese fa, mio fratello Francesco, il ciambellano del Papa. Lo so. Ciambellano mi ha fatto sempre morire. Mi ha rivelato i piani di Cesare per la Romagna. Ho scritto all'ambasciatore di Venezia per avvisarlo. Una delle mie missive deve essere stata intercettata. Ah, ma può correre, perfetto. Inter, perfetto. È inutile, visto che tutto il potere è in mano ai Borgia. Aspetta, sapete che vuol dire non avere nulla da fare? Vi cambia dentro. Dategli addosso. Lo confesso. Vai. Iniziate a scommettere, a bere. E andare a puttane. Avete capito dal profumo sulla manica? Qualcosa. Al vostro servizio. Vada. Non in faccia, vi prego, non in faccia. Teneteli occupati. E credimi. Di qua. L'idea mi allenta. Rinuncia del vostro corpo. Perfetto, cioè far combattere la gente è una cosa bellissima. Un tempo i senatori proponevano petizioni su problemi seri. Crudeltà illegale, abbandono infantile. Siamo arrivati. Legiferiamo sulla misura giusta delle maniche femminili. Perfetto, senza essere individuati, per ora. Lo sapevo. Non voi. Voi chiedete soldi per cause false, così da ripagare i debiti di gioco. Cause false? Sono intenzionato a perseguirle finché sarò finanziariamente in grado di farlo. Avete mai guardato una tomba e pensato è la cosa migliore che avrò fatto in vita mia? Ovvero, qual è la cosa migliore? Siete fieri di indossare quei colori? Vergognatevi! No, fermati! Borgia, l'ultima volta che le loro mogli hanno aperto le gambe. Fermo. Vieni con me, sei pericoloso. Dietro di me. Restate qui. Con me. Di qua. Benissimo. A mali estremi bevi i rimedi. Questo penso sia il suono della rendita, credo. Fermatevi qui. Seguite. Madonna, che... che roba. Datemi un minuto. Combattete, fate quel che dovete fare. Ne manca uno, dai. Il Dio mi aiuti. Sono una donna onesta. Grazie. Bene. Passaggio libero adesso. Bellissima sta missione però, eh. Vieni qui, fermati qui. Mi stanno attaccando! Fermati.
Bravo. Anzi, bravi gli assassini. Bravi gli assassini. Non possiamo fermarci qui. Troppe guardie. Basta che diate uno sguardo alle mie spalle per capire di cosa sto parlando. Non ho fallita, vero? No. No. Appunto, perché l'hanno individuato lui, mica me. Bravi i miei assassini, bravi i miei assassini. Fermati. Qualcuno dovrebbe andare in giro così. Palese quelli lì. Combattere. Si va. Anche perché c'è da passare davanti, quindi buona. Madonna, i mercenari sono veramente infallibili, oh. Ha richiesto l'immediata macellazione e consumazione di tutti i magliari. Il pellone di Terni ci ha venduto allo sport. Siamo orgogliosi. Il campigno di Nao. Via di qui. Presto. Dall'altra parte. Via. Via. Lasciatemi in pace. Vi giuro. Non c'entro nulla. Lasciatemi in pace. 4 contro 1. Non l'hanno ancora ammazzato. Adesso sì. Non ho mosso l'ama. Con me, maledetto. Dovremmo esserci. Non avrei mai dovuto spedirle all'ambasciatore. Adesso Cesare mi ucciderà. Benvenuto a casa di mio fratello Francesco. Grazie a Dio non è qui. Non ci parliamo da quando ha saputo delle lettere. Che cos'è che volevate? La figa. Il banchiere di Cesare. Giusto, devo presentarmi con il denaro. Il problema è che non ne ho. Vedrete il banchiere? Dove? Lo saprò quando sarò lì. Io vado in uno dei tre luoghi e i suoi amici mi portano da lui. Vi porterò il denaro che gli dovete. Sul serio? Dovete smetterla però, così mi date delle speranze. Mille fiorini. Ho bisogno di 3.000 fiorini? Ma ce l'ho 3.000 fiorini. Quindi, buona.